sicuramente in questi anni una grande disponibilità, una grande apertura, secondo te diciamo sempre il fatto che così avere un sindaco così aperto, addirittura all'avanguardia, che scavalca gli stessi assessori su certe iniziative è veramente una cosa straordinaria. Però voglio dire qualcosa su questo qui, però. Innanzitutto mi scuso in anticipo perché purtroppo dopo questo mio più brevissimo intervento dovrò lasciare la sala. Qui con me è un ospite che viene dall'Argentina, che vive a Roma ed è rappresentante dell'ambasciata argentina per i diritti umani, e mi raccontava come l'Argentina, giustamente il commento di Antonello Sandini è stato quello di dire vabbè, mica ci dobbiamo meravigliare, l'Argentina è molto più avanti di noi nel riconoscimento dei diritti delle coppie gay e delle coppie omosessuali. Pensate che si parla di un matrimonio, del riconoscimento di un matrimonio, più di tutta una serie di diritti che non ci possiamo neanche immaginare. Perché questo è un libro importante? Perché è uno strumento, e non solo uno strumento di indagine fenomenologica, cioè che fotografa l'esistente, ma lo fa con una metodologia che io ho trovato molto interessante. Purtroppo non ho avuto il tempo di leggerlo, l'ho letto solo qualche giorno fa, però qualcosa sono riuscita a coglierla. E una cosa soprattutto mi ha colpito nell'introduzione, il fatto che Fabio segnali come ci sono alcune città, sono quelle città tipo, che sono molto più avanzate di quanto non sia proprio la politica complessiva di questo paese, cioè il governo. Che cosa fa sì che le città siano più avanzate? Certamente la disponibilità dei sindaci, quindi del governo locale, dei locali, ma evidentemente anche un altro elemento che è molto importante, la vicinanza. La vicinanza con le associazioni, cioè il fatto che il governo locale ha una dimensione di dialogo e di confronto continuo, cosa che probabilmente al governo nazionale non arriva. Questo è del tutto evidente che significhi che si renda possibile solo se c'è una condizione di disponibilità e di apertura, però è anche un elemento che a prescindere dalla posizione dei singoli enti locali consente una vicinanza, quindi una maggiore lettura dei fenomeni e lettura delle esigenze e delle istanze dei territori. Questa è una cosa che rende le città, secondo me, da una parte molto propulsive ad avanzare sul terreno dei diritti, sfondando anche delle barriere legali, ed è quello che succede nella città di Napoli, non è l'unica città che avanza sul tema dei diritti. Pensate alla questione di Rube, che è l'ultima che è successa, ma ne potremmo elencare tante: il bambino delle due mamme, una napoletana e l'altra spagnola. Il sindaco ha fatto una forzatura che si potrebbe dire tra virgolette illegale, forzatura peraltro che è costata anche una forzatura del nostro meccanismo grafico, perché ha fatto corrispondere al nome del padre il nome della madre, cioè i servizi e l'ufficio anagrafico si è reso disponibile, perché anche lì c'è una grande attenzione, quindi com'è importante che la politica si incontri anche con l'amministrazione su questo tema, perché il nostro dirigente, l'anagrafe, non ha fatto cibo. Quando mi è stato detto, forse il sistema è al posto della parola madre, al posto della parola padre, dentro la parola madre. Ha creato scompiglio ovviamente tutto il meccanismo informatico del comune, ma ce l'ha fatta. Ora, è chiaro che di fronte all'esito di questo evento potremmo dire vabbè, allora non è servita a niente, arriva la sfida della nostra prefetta e quindi la cosa si risolve, nel senso che la ragazza, la madre diciamo biologica è diventata ragazza madre e con un corpo di spugna ha perso la famiglia ed è diventato figlio di una ragazza madre, quindi ha perso la doppia figlia. Ora, questo certamente ha degli effetti sulla vita di Ruben, che avrà purtroppo, però è stato comunque un atto simbolico importante, perché è stato un atto politico che ha posto in evidenza una questione fondamentale, questione che si sta cercando di discutere nel nostro Parlamento ormai da 2 anni e che con ulteriori modifiche, 20 anni addirittura di quello degli anni fatti, e adesso insomma dovremmo quasi, se c'è
anche di quanto si possa poi agire per creare delle condizioni di superamento di queste problematiche. Quindi io ringrazio Fabio, lo ringrazio proprio dal punto di vista anche professionale, istituzionale potrei dire, perché per un assessore di varie opportunità avere un testo del genere è veramente un grosso aiuto. Vi auguro un buon lavoro, purtroppo devo andarmene, ma penso che avremo occasione di rincontrarci, forse addirittura fra poco. Avere degli elementi, siccome elementi che
Questo è un Aras, lo facciamo sempre, partecipiamo dei progetti che per noi devono essere un punto di partenza per cui mettere su, su argomenti specifici delle azioni di sistema. Allora, le cose che mi hanno colpito di più sono queste. Fatemi un esempio del tempo perché io come rimango un po'. Già siamo qui. No. Allora, le cose che mi hanno colpito di più sono queste, sono riflessioni e la configurazione delle reti. Le reti sono configurate e caratterizzate in una maniera abbastanza netta. Quello che si osserva è che queste reti sono prevalentemente formate da soggetti che vengono dall'associazionismo e che quindi la parte istituzionale di queste reti è molto più. Passato, io leggevo, vabbè, c'è il modello di terapia, che è un modello che è, anche per altri settori affida molto al volontariato sociale e molto, e questo prefigura una sorta di sistema di governance dei processi e delle relazioni sul territorio e anche delle tipologie di servizi che tu vai a promuovere o a implementare. Queste tre cose una prima riflessione, ovviamente possono significare che le istituzioni sono assenti, oppure le istituzioni ritengono che su questi temi ci sia una specializzazione da parte delle associazioni che va lasciata libera, sulle quali non va fatta differenza, oppure le istituzioni non sono in grado di integrare e di potenziare quello che sul territorio si determina in maniera spontanea. E questo lo dico anche perché quando parliamo di servizi per il lavoro, anche in altre situazioni ci siamo sempre chiesti se l'approccio dovesse essere un approccio di mainstreaming, come per esempio di fare i problemi delle varie opportunità a donna, oppure se in questi casi fosse necessario definire dei servizi che non fossero all'interno dei servizi più generali. Ci sono delle questioni anche molto semplici, molto banali, che potrebbero dire non andiamo su questi temi, perché probabilmente è necessario in alcuni casi che il soggetto deve approcciare il servizio sia tutelato sia protetto, no? E dunque all'interno di un servizio generale può essere meno portato a diventare una discriminazione, o viceversa l'azione che una istituzione deve fare è quella invece di qualificare i servizi generali anche all'interno di queste specificità. Ora chiudo rapidamente perché già che per questo molto tempo. Tutto questo per dire che tutto questo per dire che questi elementi per noi sono utili e sono preziosi per poter anche strutturare questo progetto che andiamo a fare tenendo conto di un lavoro già fatto, di specificità e della possibilità di quello che ci interessa della sensibilizzazione dell'esperienza che andremo a fare. Grazie. Allora, naturalmente sono
sono qui, faccio parte delle persone che intervengono sul piano istituzionale. Vi devo dare un saluto come direttrice del Dipartimento di Scienze Sociali e ma soprattutto perché presso il nostro Dipartimento, fatto con pensiero, molte altre persone che lavorano con noi hanno dato vita all'Osservatorio LGBT, che è un punto permanente di studio e di osservazione su queste tematiche. Il libro che vi è stato presentato oggi, su cui sono appunto Over the Rainbow City, è il primo frutto del lavoro di questo osservatorio insieme a molte altre iniziative. E io ci vengo qui in questa sede pubblica a ringraziare i colleghi, a fare loro complimenti, ma anche i loro coraggio. Perché coraggio? Perché noi siamo abituati sempre a pensare che il tema del genere, il tema dei diritti, sia un tema difficile, ostico, come si è già detto prima, da un punto di vista politico, da un punto di vista sociale, ci sono molte resistenze, ma in realtà non ci fermiamo mai a riflettere che anche sul piano scientifico, anche sul piano della ricerca accademica, non è un tema fatto per voi ragazzi, è un tema su cui ci sono molte resistenze, è un tema che viene molto spesso svilito, ridicolizzato da quelli che praticano disciplinare, e mentre in altre contesti culturali, per esempio negli Stati Uniti o nelle socialdemocrazie non europee, è un tema su cui c'è un rinnovamento, un dibattito, una discussione di letteratura scientifica oggi, è una scuola che si è soltanto da poco si comincia a lavorare su queste tematiche, e forse quello che comincia a essere accettata è la ricerca sul genere in termini di varie opportunità per le donne. Il discorso invece del gruppo LGBT è ancora molto osteggiato, molto difficile da portare avanti, anche dal punto di vista scientifico. Ma basti pensare a quello che è successo di recente quando si è cercato di introdurre le mani in genere all'interno della scuola. A quel punto nessuno si è fermato a riflettere che parlare di genere significa semplicemente capire quanta parte della nostra sessualità sia dovuta a fatti genetici e biologici e quanto invece ha delle determinanti sociali di costruzione culturale. No, immediatamente la teoria della genere è stata bollata e presa come una propaganda contro la famiglia che avrebbe distrutto la famiglia tradizionale. Basti pensare a quello che è successo l'ultimissimo degli episodi che è successo di recente. L'ultimissimo dei episodi successi di recente in cui è stata negata la sala del Comune di Napoli per la presentazione del libro di una filosofa notissima, Michela Marzano, che lavora su queste tematiche da molto tempo e che è rimasta colpita e anche insomma, sorpresa dal fatto che il Comune avesse negato la sala perché le tematiche di cui si parlava non erano in contrasto con la linea dell'amministrazione comunale. Allora, siamo in paradosso, nessuno però su questi temi ha detto guardate che qua c'è un'operazione di censura fortissima, non c'è stata la alzata di studi che ci sarebbe aspettato in altri contesti, però probabilmente perché la mia mano allora, io ritengo questo atteggiamento molto pericoloso, perché nel momento in cui non c'è un'inversione della al gender, in questo senso, si apre la strada alla violenza. E questo è quello che noi abbiamo sotto gli occhi tutti, non soltanto la violenza omofobica, ma io penso soprattutto in questo caso la violenza delle donne che diventa un problema sempre più forte, sempre socialmente maggiormente rilevante, proprio per la mancanza di educazione su queste tematiche. Quindi, da questo punto di vista, io sono molto contenta e presto molto orgogliosa del fatto che presso il nostro dipartimento ci sia invece un presidio
principio di studio e di lavoro su queste tematiche, che naturalmente poi si inserisce in un contesto che, appunto, lo diceva anche prima Simona Marino, sembra essere particolarmente favorevole in questo momento la città di Napoli, anche tramite la sua amministrazione. Un'ultima cosa che invece volevo dire nel merito del libro, che è un lavoro appunto molto accurato e scientificamente molto fondato, sempre perché su queste tematiche è sempre facile scivolare sull'ideologico, e invece credo che gli autori, tutti quelli che hanno lavorato su questo volume, hanno lavorato con una grande serietà e hanno dimostrato la grande dignità scientifica che hanno questi temi, e credo che veramente il loro lavoro in termini di indicatori, in termini di costruzione degli indicatori e di una classifica dei comuni italiani sia un lavoro importante, un lavoro che lascia la traccia per chi si occupa di queste tematiche. Allora grazie, proseguite il vostro lavoro, sicuri di aver risolto il nostro lavoro. Grazie. A questo punto entreremo magari nel merito del testo, e dico due cose anch'io. Io mi chiamo appunto Giovanni Dall'Orto, non sono un ricercatore, non sono un sociologo, sono un giornalista, un militante gay e uno storico. Quindi è evidente che non entrerò nel merito dell'aspetto sociologico, perché sarebbe demenziale avere qua il autore della ricerca che deve parlare di altre cose. E parto da due osservazioni e due cose che sono state dette. Quello che sta dibattendo il Parlamento non è in discussione da 2 anni, ma da 20 anni, dalle prime proposte Mancuso, Squarcialuppi, poi Bellini, poi De Simone, ne abbiamo avute tante, sono tutte finite niente. Questo è anche questo motivo per cui al convegno che ci sarà oggi, immagino sarà uno dei dedicati. L'Italia è in ritardo di 20 anni rispetto all'Argentina, ma la scusa secondo cui l'Italia è un paese cattolico, quindi certe cose non si possono fare, proprio il caso dell'Argentina, del Portogallo, della Spagna, del Messico, dell'Uruguay, dell'Irlanda, addirittura con un referendum, ha dimostrato che si tratta semplicemente di un ambito, di una classe politica che non è intenzionata a dialogare con la minoranza omosessuale. L'intervento di apertura, secondo me, ha dimostrato bene il punto. Quando abbiamo di fronte un interlocutore politico disponibile ad affrontare quelli che sono problemi concreti reali, stiamo facendo ideologia. Abbiamo dei bambini che nascono in famiglie che per lo Stato italiano non esistono. Se abbiamo di fronte un interlocutore politico disposto a discuterne, le soluzioni si trovano, altrimenti troviamo la sala cinestra della cultura ideologica. E qui la seconda cosa che volevo dire: questa ricerca è importante ed è parte di un'apertura del mondo accademico che non avviene solo in campo sociologico. Io ho fatto un libro di storia, l'ho riscontrato anche in campo storico, 4-5 anni a questa parte, però che viene fatta ricerca accademica su questi temi è praticamente mezzo secolo. Anche qui segnaliamo un ritardo tutto italiano, una censura, un rifiuto ad aprirsi al mondo che cambia, e che ne stiamo parlando, siamo in una sala per discutere di una ricerca accademica, finalmente è finita con molti decenni di ritardo. Basta vedere la bibliografia che cita dei ricercatori in lingua straniera, che è ricchissima, e ne troviamo adesso ad avere alcuni testi in lingua italiana su queste questioni. Quindi questo è per dire attenzione, perché ci sono state anche delle colpe da parte della società italiana, alcuni scrittori ben precisamente identificabili, ma ci sono stati. Qui faccio l'intervento mio, adesso per fare quello che non sborda, non devo aver gli altri di non sbordare. Grazie. La cosa che ha colpito me leggendo questo studio è come ci sia un confronto costante con l'esperienza americana, che ovviamente anche dal punto di vista della potenza di fuoco, della produzione accademica, della ricerca sociologica è irrinunciabile. Diciamo che 4/5 della ricerca sociologica sulle comunità omosessuali vengono dall'America, nessun ricercatore può essere così pazzo da ignorare, ma che leggendola mi conferma come fondamentalmente la realtà italiana segua una strutturazione diversa. Ne
quando un problema di minoranza la risolvono in termini etnici, fanno Little Italy, fanno Harlem, fanno Chinatown, fanno Spanish Harlem, e già che c'erano non hanno trovato niente di strano di fare anche il Torsorum. In Italia non abbiamo questa tradizione. La comunità omosessuale è più una comunità virtuale, una comunità di affetti, di condivisione culturale, eccetera. E questo risponde in parte alla domanda fatta da lei prima. Sicuramente le istituzioni che dialogano con questa comunità non hanno bisogno di creare strutture apposite, ma devono semmai diffondere una cultura dell'accettazione della diversità, la cui mancanza era quella che lamentavo all'inizio del mio intervento, dando un'educazione agli operatori sociali, ai servizi sociali, tali da tenere conto di una diversità che è sempre distinta ma sotto traccia. Per fare un esempio che non riguarda le amministrazioni comunali, non è che serve fare degli alberghi gay dove possono andare i gay. Quello che è necessario è che qualunque persona, la concierge, non faccia le facce, si vengono due persone dello stesso sesso a chiedere una camera matrimoniale, e che il cliente, parliamo del turismo anale, il cliente omosessuale non venga cacciato dal cartello. In fondo stiamo chiedendo una cosa semplicissima. Questa pratica in tutto il mondo, sono andato a Vienna in un albergo non gay, e all'ingresso di tutte le puscoli che distribuivano c'era gay Vienna Welcome to You, a cura dell'assessorato turismo del comune di Vienna. Ok? Vi davano le informazioni su che cosa può fare o può voler fare una persona gay a Vienna. Io non sono andato in un albergo gay. Che cos'è un albergo gay? Un albergo che era letto con alberghi dello stesso sesso? Chiaramente no. Quello che mi serve è una cultura gay friendly, una cultura che non respinga. Questo in fondo è anche il discorso politico che fa tutto il movimento gay. A noi non serve una legge antiomofobia apposta per le persone omosessuali. È anticostituzionale, giustamente è stato detto. A noi serve l'allargamento della legge Mancino sui crimini d'odio. L'omosessualità non deve essere una cosa specifica tirata fuori da parte. Serve lo stesso trattamento degli altri cittadini. Allora, in questo studio che è focalizzato sul rapporto tra le istituzioni e i cittadini, viene anche fatta una statistica che per me sono comunità gay a volte anche divertente, cioè scoprire che Pune è una città più gay friendly di Perugia è abbastanza divertente. Sicuramente Pune è una realtà con un'amministrazione comunale più disponibile al dialogo che quella di Perugia. Non mi stupisce per esempio che Milano, dove abbiamo avuto la Lega, la Moratti, il sindaco di Milano, Milano non risulti in testa. Mi stupisce però che c'è che Roma, che è una città notoriamente violenta e intollerante, risulti in testa. Il ministero si spiega proprio del fatto che questa inchiesta registrava la disponibilità delle giunte comunali, delle autorità, a dialogare con la comunità gay, cosa che effettivamente da Roma c'è stata più che a Milano. L'osservazione che mi ha fatto sulla regione Lombardia, dove abbiamo avuto Formigoni, adesso abbiamo Maroni, che proprio con la comunità gay non ci vogliono parlare, non lo considerano un interlocutore, spiega il motivo per cui Milano si colloca così in basso, giustamente, in questa inchiesta. E la mia osservazione è che rispetto al modello americano la comunità omosessuale italiana si configura molto più come una giudetta che come un ghetto. Che cos'era la giudetta? Nell'antichità il ghetto era storicamente la zona in cui gli ebrei venivano obbligati per legge a risiedere. La giudetta invece era un'area in cui gli ebrei di loro spontanea volontà andavano a stare insieme per poter avere appunto la vicina, avere la cella kosher. Addirittura c'erano dei veri e propri contratti con la cittadinanza per cui gli ebrei venivano a dare la città, se gli veniva concessa un'area di seguire il loro modo, eccetera. E la comunità gay è stata spesso accusata dalle persone di essere un ghetto. La comunità gay è un tema che nella eteronormatività della nostra società viene vista molto male, perché in una società che si autoteorizza come la società delle sole persone eterosessuali, la possibilità che esistano spazi
che non siano pienamente processuali, scusate il termine, flippare alcune persone. Nessuno si è accorto che se esiste un ghetto è quello eterosessuale. Il ghetto è un'area che veniva chiusa di notte, gli ebrei venivano fisicamente chiusi dentro durante la notte, non potevano uscire dal ghetto. E se c'è un'area chiusa chiara da fuori, è la società eterosessuale, non quella gay. Avete mai sentito di un eterosessuale buttato fuori da una bella gestita da gay? Però abbiamo sentito molto spesso di gay buttati fuori da bella gestita eterosessuale. Quello che chiude fuori è la società eterosessuale, certo, è una società del 95%, la maggioranza può stare tranquilla che di questo 95% c'è tutto, la macelleria c'è, la scuola c'è, l'asilo c'è, quindi non si sentono più dentro, ma quella che si pone come cittadella assediata, che chiude le porte e rifiuta di essere comunità di tutti, è la società eterosessuale, la società omosessuale, la società comunità, la sottocultura. Si configura come realtà di persone che si riconoscono a vicenda e si chiedono un simile riconoscimento da parte della società etnica. Allora, le autorità possono fare una parte di questo lavoro, ma se questo lavoro non è supportato dalla società, nel suo senso più ampio, questo rischia di rimanere un lavoro sterile. Le reazioni sentinelle in piedi, no gender, eccetera, che stanno venendo fuori, dimostrano che ci siano dei settori della società che attivamente lottano contro queste cose. Ciò premesso, credo che sia arrivato il momento di entrare più specificamente nei risultati della ricerca sociologica, perché uno c'è l'intero capitolo 2 dedicato soltanto alla metodologia del campionamento e della ricerca. Quindi sicuramente è un campo che non rientra nelle mie competenze. Quindi darei la parola a Salvatore Cristo, docente di istruzione di diritto privato, che ha partecipato alla ricerca. Grazie. Solo questo.
italiano classico, noi da Orwell in poi lo scriviamo così, mi permette nella traduzione di semplificare, di farla un po' più English friendly, ho detto sai perché è quello che vuoi, quindi la versione originale è più complessa, questa è più schematica, però nella sostanza i concetti sono due. Dicevo che la scrittura in modo diverso, Fulvia dovrebbe occuparsi per esempio sul caso Moriarty, cioè della sentenza che ha ribadito la, diciamo, la non allineamento alle direttive, alle normative della giurisprudenza europea, della sentenza CEDU che ha ribadito, insomma ci ha condannato perché non abbiamo ancora una normativa in merito. E con Maria eravamo arrivati alle legislazioni, alle trascrizioni delle unioni omosessuali in forma matrimoniale all'estero, all'impugnativa del prefetto, tra l'altro l'ha fatto anche la giustizia, l'impugnativa del prefetto e al ribadimento da parte dei giudici italiani che il prefetto aveva sbagliato. Cosa dice il Consiglio di Stato? Ha ribaltato questo orientamento dicendo che nella catena gerarchica che va dal ministro dell'interno, era Alfano che aveva dato questa direttiva, al sindaco in quanto ufficiale del governo, in quanto rappresentante della collettività eletto, e allora si può esercitare l'autotutela e quindi è giusto annullare, è giusto giuridicamente annullare queste poi c'è stato un altro caso che non abbiamo considerato la step-child adoption, però non avevamo potuto considerare il caso napoletano delle due madri italiane dello stesso bambino regolarmente sposate in Spagna. La trascrizione è avvenuta in Italia, come sapete, omettendo il dato della paternità e maternità, indicando solamente per questo bambino la maternità, e credo che la questione sia ancora, diciamo, subiudice, come dicevano, sia ancora aperta dal punto di vista della giustizia. Il dato fondamentale è che l'Italia ha preferito un atteggiamento che il nostro Carlotto, che ho il piacere di conoscere qui, ma io lo avevo citato, ha definito un suo contributo di tolleranza repressiva. La mancanza di leggi in materia anche di eutanasia, in materia appunto di unioni omosessuali, oppure la presenza di leggi che sono state scoraggiatissime, come quella sulla fecondazione assistita, la 40 del 2004, è una strategia precisa, cioè sistemare i casi che sono specifici, numerati, quando sono accaduti, ma non aprire ad una visione normativa pro futuro astratta che è naturalmente, come dicono i giuristi, generale astratta, quindi insomma apre le porte. Questa è una strategia specifica. Molti autori lo hanno detto, tra cui anche il nostro Tandone, mi fa piacere dargliene atto nel momento in cui lo conosco anche personalmente. Due sono le strade che i giuristi hanno individuato, secondo me, una molto radicale, illuministica, leggevo anche ieri un contributo di Giuseppe Brunelli, collega dell'Università di Ferrara, è vero che la Corte Costituzionale nella sentenza 138 del 2010, dove c'è tutta la discussione, dice che il matrimonio è tendenzialmente padre, madre e figlio, loro hanno in testa la famiglia di Nazareth, ora io senza offendere nessuno devo dire che come famiglia non mi sembra molto per la quale c'era una adolescente incinta, che diceva di essere incinta per opere dello Spirito Santo, c'era un signore molto più anziano, molto più maturo che l'aveva sposata, tra l'altro era una famiglia sospetta perché palestinese, quindi insomma, però io non voglio offendere nessuno, questa è una battuta diciamo che mi rendo. Cioè, quindi questi hanno in testa questo tipo di famiglia, nell'ordine naturale la famiglia, società naturale fondata sul matrimonio, i cattolici ricomprendono
dire, perché tutto quello che non è vietato è permesso, perché la Costituzione non si parla nell'articolo 29, se leggete il matrimonio eterosessuale. Io credo che realisticamente la strada, adesso vedremo come il DGL Cirinna sarà tradotto in legge, se e quando, come, la strada inevitabilmente nel fare i conti con le limitazioni della propria storia, della propria tradizione. Anche la storia cambia, la famiglia autoritaria del fascismo è diventata alla luce della Costituzione qualcosa di più avvenuto. Abbiamo avuto il divorzio, e vi ricordate, le battaglie su questo. Abbiamo avuto l'accordo. Quindi io direi che realisticamente ci si fermerà ad una situazione intermedia in cui il modello giacente è sostanzialmente il modello tedesco della legittimazione dell'unione omosessuale in forma diversa dal matrimonio, ma con una serie di diritti non troppo diversi da quelli delle coppie omosessuali che si sposano. C'è il problema della sedicente adozione. Finisco su questo. Noi abbiamo considerato, perché c'erano già disponibili all'epoca, io proprio ho scritto questa parte, dei casi, il caso a Roma in particolare mi sono occupato, in cui mi dicevano, insomma, la docente di caso non porta problemi, questa coppia è lesbica, era già sposata all'estero, eccetera, si trattava di lasciare una bambina nel raccoglimento, fosse mai successo qualcosa alla madre biologica dell'altra persona che lei conosceva, gli assistenti sociali gli hanno detto, guarda, di scuola accolgono questa situazione, lei è molto integrata, tutte le famiglie, le compagnie non hanno problemi, eccetera. Ci sono queste battaglie, ecco, come dice la Corte Costituzionale a proposito del famoso caso Bergaroni, di quella coppia eterosessuale in cui lui è diventato una donna, non si può legittimare come matrimonio, però non si può non tenere conto che c'è un vissuto. Quindi, ancora una volta, il legislatore ci deve pensare. Il fatto che è successo non si può fare, i rapporti effettivi che sono nati non si può fare finta che non esistano. Io credo che questa realisticamente sia la strada lungo la quale io spero che si procederà, spero che lo Stato italiano, per il governo italiano, perché noi rispetto ai moniti dell'Europa stiamo militando. Finisco con un riferimento, voi siete qui oggi, sarete qui per il convegno dell'ACE. Io personalmente me ne vado al Solosso, noi alle 3:30 ci sarà un convegno, andava alla biblioteca italiana, perché voglio ascoltare un cardinale, il cardinale Caspar, che è stato un grande ispiratore di Bergoglio nel sinodo dalla parte progressista. Invece voi sapete che il sinodo si è concluso con una timida apertura alla comunione ai divorziati, ma con una chiusura sul problema delle coppie omosessuali. Io voglio sentire questo importante cardinale che, diciamo, rappresenta l'ala progressiva, cioè il leader, diciamo, dell'episcopato tedesco, che cosa avrà da dire. Vedete che anche lì, anche in quel mondo in cui leggiamo che sono in corso furioso e pubbliche battaglie, colpi di rivelazioni di documenti riservati, anche in quel mondo ci si interroga. Io credo che il fattore decisivo, la legge viene dopo, la legge deve sistemare e deve anche essere proporzionale, ma il fattore decisivo è, mi pare che stia emergendo da questo tavolo anche, l'apertura culturale, che qui ci sia e fuori discussione. Dobbiamo lavorare ancora perché naturalmente sia ancora più evidente. Spiegare la metodologia e ovviamente tutti gli aspetti più tecnici
rifare un libro che ha insegnato a me e a chi con me ha lavorato in questi lunghi 4 anni, perché adesso diciamo, i colleghi che citerò che sanno qualcosa, ha insegnato come si può trasformare la scienza in conoscenza e come certi puntellati empirici possono poi diventare dei dispositivi di politica pubblica, perché questo libro appunto può sembrare tedioso, può sembrare molto molto tecnico, in realtà contiene una serie di dati, molti dati, e questa prima l'ho detto che verrà utilizzato la regione Campania, ma in realtà in giro sento, già sentito diversi amministratori locali e anche in giro per l'Europa che hanno finalmente contezza di quello che sta accadendo in Italia. Il libro è scritto in inglese perché, proprio per questo, perché c'è appunto una conoscenza distorta, una misconoscenza di ciò che accade in Italia, se non attraverso l'enfasi che a certi eventi, purtroppo non favorevoli per la comunità LGBT, accade in Italia attraverso la stampa e attraverso i media. Non c'è una conoscenza più filtrata, una conoscenza anche più oggettiva della realtà sociale italiana. Credo che con questo volume si possa iniziare una serie di dialogo scientifico anche con la comunità scientifica europea. Questo è un motivo per cui abbiamo deciso, con un grosso sacrificio, ringrazio poi i traduttori che ci hanno aiutato a tradurre ciò che avevamo scritto in maniera un po' più composta in italiano, a renderla più sintetica e più divulgativa in inglese. Prima di spiegarvi molto brevemente ciò che è costituito in questo libro, però voglio ringraziare i compagni di viaggio, senza di quale ovviamente questo libro non si sarebbe fatto. Compagni di viaggio che non sono solo sociologi, sono giuristi del Dipartimento di Giurisprudenza, appunto Salvatore li ha già citati, sono statistici del Dipartimento di Scienze Sociali, dietro da qualche parte c'è la stessa Grassiglia, mi pare, con Rosana, la nostra dottoranda di ricerca, colleghe e colleghi sociologi, la stessa Andrea Zaccaria e Mario Caputo, i nostri dottorandi, da Fabrizio Gaspar a Salvatore Monaco, Flavio Minna, e poi anche colleghi psicologi del Dipartimento di Studi Umanistici che ci hanno coadiuvato nella ricerca. Un altro credo punto di forza di questo volume, non devo essere io a dirlo, ma lo dico da docente che lavora in una pubblica amministrazione. Io all'inizio dei corsi dico ai miei studenti: io sono a servizio degli studenti e dell'istituzione in cui lavoro. Sono i soldi spesi per questa ricerca. La ricerca è stata finanziata con fondi pubblici dal Polo delle Scienze Umane e Sociali, con il Dipartimento, con quanto il Dipartimento, ex Dipartimento di Sociologia e Scienze Sociali, e questo è il uso che abbiamo fatto. Abbiamo fatto ricerca, abbiamo pubblicato un libro e adesso siamo qui per divulgare quello che c'è appunto nel volume, cioè i dati, la conoscenza della realtà sociale, questa è la sociologia applicata, quindi in qualche modo credo che questa sia una maniera opportuna di spendere finanziamenti pubblici, quindi divulgare la conoscenza. L'altra cosa a cui tengo, che appunto troverete nel volume per chi da voi volesse avventurarsi nella lettura, è il tema delle città di Coparena, in particolare dei sindaci che io definisco, che abbiamo definito sindaci a Coparena. Sulla classifica, sul ranking citato da Giovanni si può discutere, però tu hai detto bene, ma il ranking che fondamentalmente viene fuori da una serie di indicatori e soprattutto da questa propensione abbastanza recente degli amministratori pubblici, dei sindaci di piccole o grandi città, come il sindaco di questa città, che hanno sviluppato, soprattutto per la pressione del movimentismo e dell'associazionismo LGBT,
circuiti economici, come ad esempio gli alberghi che spendono di cui parlare, che da diversi decenni sono sviluppati negli Stati Uniti e in molti paesi del nord Europa, ma significa investire, attuare, implementare una serie di pratiche, di dispositivi di welfare anche come dire, con livelli simbolici, come per esempio può essere il registro delle unioni civili, che però in qualche modo tematizzano la questione, cioè, come dicevano prima i colleghi, che certi cittadini sono, rientrano in un'arena dei diritti di cittadinanza di serie B, e queste sono le minoranze, queste sono le comunità LGBT, questo acronimo di cui abbiamo discusso ieri nel seminario con Giovanni, che ha poi degli attenti, nel frattempo si sono aggiunti i Q e altre lettere che sembrano confondere e complessificare la forma stessa, ma che in realtà mettono dentro un sentire comune, un senso comune che è quello della difficoltà con cui certi cittadini stanno al mondo e certi cittadini vivono i diritti o non vivono i diritti di cittadinanza. E quindi questo è uno dei meriti forse di alcuni sindaci italiani, e meglio di quelle che io definisco città arcobaleno, che hanno compiuto una fuga in avanti rispetto invece ad un governo nazionale, anzi a diversi governi nazionali, più ci bene, sono 20 anni e più che i governi italiani nei loro avvicendamenti discutono, non arrivando neanche spesso in Parlamento, di leggi pro o contro le persone omosessuali. Siamo di nuovo ad un decreto di cui si sta dibattendo in questo momento in Parlamento, che forse non approderà a niente. E invece i sindaci di cui abbiamo raccolto alcune interviste del volume, e hanno compiuto questa fuga in avanti, questo passo in avanti, litigando con tutti, con prefetti, con senatori, con onorevoli, per salvaguardare, benché ad un livello di welfare leggero o ad un livello simbolico, i diritti di cittadinanza, che come diceva Marshall, sono i diritti di cittadini a prescindere dall'orientamento sessuale. Quindi di nuovo ringrazio tutti i colleghi che mi hanno aiutato in questa avventura e senza dei quali sono oggi non staremo qui a parlare di questo volume. Grazie. Come giornalista posso dirvi
motivi che secondo me l'idea che Obama abbia bisogno di trattare col Vaticano è un po' un modo di pensare da giornalista italiano. Renzi tratta col Vaticano, che Obama abbia bisogno di trasferire il permesso da Papa di subito. Vi ricordo che Ratzinger si è dimesso perché New York era stato escluso dallo SWIFT, il sistema interbancario mondiale, non aveva la possibilità di pagare uno stipendio o ricevere un pagamento di carta di credito. Si è dimesso Ratzinger e subito lo SWIFT ha riammesso New York. Che a questi livelli sarebbe bisogno di trattare col Vaticano, la vedo più come una lettura di un... Non ho letto la notizia. Che l'amministrazione americana abbia fatto dei diritti gay un'arma di propaganda, che poi è solo propaganda, però a me mi va bene, come militante gay mi porta la fiera in cascina, per carità. E vi ricordo che al Pride che è stato fatto a Roma 3 anni fa, quello in cui è venuta a cantare Lady Gaga, c'era anche l'ambasciata americana con il suo striscione. Hillary Clinton ha mandato un saluto. Queste sono cose che noi non riusciamo a capire proprio perché abbiamo una classe politica autoreferenziale che su certi argomenti non è disposta a discutere. Che Clinton quindi vada a chiedere al Papa cosa deve fare, scusate, mi sembra una lettura del giornalista italiano che è abituato ai nostri politici che vanno a chiedere il Vaticano. Poi infatti, poi non so se magari non si è voluto aggiungere che in Italia ci sono delle associazioni LGBT di matrice cattolica che comunque portano avanti questo dialogo con una chiesa che, come dire, non è solo che traga ai diritti LGBT ma una serie di diritti sociali di diversi gruppi che la chiesa evidentemente non aiuta, incentrata come sui propri scambi le cronache di questi giorni ce lo raccontano. Qualcun altro? Qualcun altro? È meglio che sia stato il signor Forte. Grazie. Sì, non ci sono altre domande. Se non ci sono altre domande vorrei precisare questo un punto che non è emerso fino adesso, che è il lavoro che c'è stato, è stato ribadito. In realtà questo lavoro di 4 anni ha previsto una serie di incontri, di scontri, di scambi di idee, veramente molto 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 interessante. Uno dei punti di cervello di fatto, sarebbe più interessante di cui ho partecipato personalmente. Abbiamo avuto incontri con Iga, Fabio poi usa dei seminari in cui gli autori si incontrano, si scontrano, ripeto. Quindi devo dire, personalmente, da un po' di anni che mi occupo di questi temi, grazie a Fabio, mi è tirata dentro una ricerca al CIE qualche anno fa, io ho scoperto un mondo di cui non conoscevo tanto, che mi ha portato come metodologa a riflettere sulle questioni di genere. E non soltanto appunto in un'ottica dicotomica, maschio femminile, uomo donna, ma in un'ottica che va dall'uomo alla donna, con una serie di situazioni intermedie estremamente interessanti. Quindi io spero veramente anche con l'incontro, no, delle varie discipline, perché questo è un punto più forte di questo libro, a mio parere, che questi temi non solo vadano avanti, che questi temi vadano avanti, ma vadano avanti così come sono stati portati in questo progetto di ricerca. Quindi cita appunto statistici, giuristi, veramente psicologi, eccetera, con il forte la nostra direttrice, la stessa Mocco, è interessante. Quindi è stato certo un elogio che volevo fare, che personalmente come metodologa mi ha portato a riflettere su alcune questioni che dei dati non erano previste nel mio piano di crescita. E quindi ti ringrazio. Grazie.
Grazie per essere intervenuto. No, scusa. Sostanzialmente